È partito a Castiglion Fiorentino il Vintage Festival, un'occasione per rivivere atmosfere anni 50 e 60. Con spettacoli, possibilità di ballare e anche con tante bancarelle per trovare articoli vintage ma anche cose nuove. Un'iniziativa che è tornata nella sua forma originaria, quindi non con le limitazioni da pandemia. Abbiamo sentito in proposito il vice sindaco Davis Milighetti. Ma devo dire che è un festival molto atteso in questi giorni di Ferragosto, che sicuramente farà il piano farà il tutto esaurito. Già si vede tanta gente, c'è voglia di sano divertimento, di passare con le famiglie fra market, cibo e musica, e siamo pronti ad accogliere tutte queste persone. Tra l'altro la cosa carina che abbiamo visto girando è che tante persone si sono proprio vestite anni 50, anni 60, quindi sono entrate nell'atmosfera, segno che anche la manifestazione è entrata nell'immaginario collettivo. Sì, c'è un crescendo, diciamo, della manifestazione, con un coinvolgimento sempre più sia degli ospiti che vengono, ma di tutti i cittadini e di tutti coloro che vogliono partecipare a questo ritorno agli anni 50 e 60. Credo che questo target si sta sempre più diffondendo e sta portando quella voglia di riscoprire gli anni del boom. Ecco, ricordiamo che sì, c'è da ballare, da mangiare, ma anche da comprare, perché ci sono oggetti vintage, oggetti moderni, libri, insomma un po' di tutto. Sì, devo dire che oltre alla musica, oltre 40 artisti che si esibiranno in questi 4 giorni, oltre 80 espositori e poi tutto il nostro centro storico che si veste ad hoc per questa manifestazione.